Pitagora! Beh, che tardi! Ma qui, aspetta! Ma cazzo di mamma, ma non vedi che è assurdo! Cioè! Ma che stai a fare? Ti concentri, ti metti l'impegno, sei rotto la calcolatrice. Allora, sapere. Stavo inventando quell'abbinazione, diciamo, dei numeri, uno, poi la X, uno per uno. Tabellino. Ma non è inutile che chiede a me, che non ci capisco. Ma... Mila! Eccomi. Sei pronta? Non mi vedi. Senti, io ci ho pensato al discorso che abbiamo fatto prima. Tu puoi dire quello che vuoi. Io gli uomini li conosco bene. Vabbè, io vedo fiducia, ci tieni. Albert Einstein sarà stato pure un genio. Ma suo fratello Frank era un mostro. Brutto! Frankenstein! A me lo stai a dire. Ho avuto una relazione io, guarda. Ma non... Ho tutte le mostre per cuscini in faccia, dovevo mettere che mi diavolo il coccolo. Vabbè, ma fidati tu questa volta! Se tu ti ho detto che ho avuto una relazione, ho avuto una relazione! Andiamo a scuola. Scommetto che eri il primo della classe. Il primo, numero uno. Ogni volta cambiamo la classe, sempre il più forte. Certo. E tu niente a scuola, no? Non andavo malaccio. L'unica cosa era la condotta. Sì? Sì. Tu pensi che ho preso talmente tante note che mi chiamavano Beethoven. Che musica. Però bene, un bel soprannome, mi piace. Beethoven, dammi una macchina. La prolungo, abbiamo visto la prolunga. La prolungo. Non si vede all'orizzonte. Stai sempre imboscato sotto gli alberi a fare i fiorini. Pitagora! Uvido sempre. Pitagora! Madonna santa! Cioè, rispondi al telefonino, è da stamattina che ti sto chiamando. Ma sai quante chiamate che ho io? Mo' professore che non si ricorda la formula, mo' quello, mo' quella. Oh, io uno solo! Vabbè, capi, dallo. Sì, ti volevo chiedere se stasera vieni in barca con me. Ho preso una barchetta, l'ho comprata nuova. È un invito? Sì. Io e tu? Vieni anche mio fratello Teo. E vabbè, che viene a fare? E Teo Rima. E noi... facciamo, Vabbè, ma mo mi vado a mettere il coso da bagno. Dove ci vediamo? Al porto? Al volo. Vabbè. E poi Teo Rima. Soffittavo. Madonna, tutti... Questo non mi piace. Sta cosa devo fare a triangolo. Certo che la Grecia, la Magna Grecia, è sempre la Grecia. Sia come si mangia in Grecia, sia il turismo fa fortissimo. La Grecia è forte assai. Senti, Pitagora, ma quando hai capito di essere un matematico? Da piccolo. Sì. Mi presento che abitavo in una frazione e andavo a scuola con un mezzo. Poi mi sposai e ho trovato mia moglie con un terzo. Sono di un terzo, un mezzo, la frazione, sono matematico. No. Ascolta, hai mai sofferto per i calcoli? Sempre. Solo di quelli. Beh, la fissazione, cioè la professionalità dove sta? Matematica, solo calcoli. Sei coerente, sei coerente. Ho preso un gommone per quest'estate. Capita. Capituccio. Saccio. Ma qualche altra cosa sta pensando. Ma simpatiche. Felice giornata. Ciao. Maestro. Sì. Sono andato a vedere se stavano due asparagi. C'è detto. Oh, Pitagora. Oi. Cos'è? Tutto pensieroso. Che è successo? C'ho un po' di dubbi. Dubbi. Com'è il teorema che ho inventato un mesetto fa? Ehi, già ti sei scordato? Mi dicevo. Com'è? Il quadrato costruito sull'ipotenusa? Quello. No, pensandoci meglio, perché cazzo dovrei costruire un quadrato sull'ipotenusa? Che? Tu sei detto. No, poi uno riflette e dice... Ho capito. Cioè, tu ti alzi la mattina e faccio un quadrato sull'ipotenusa. E mo, ti ne attiri sto quadrato. Lo so. Non è che si può ritirare questo teorema, no? No, ormai sta su tutti i libri di matematica. Non si può dire niente, non si può dire niente.